Il premio è intitolato a Pier Mario Morosini dal 2012. Esatto. Per volere degli organizzatori della Lega della Serie B. E allora vorrei che mi raggiungesse qui sul palco il direttore generale della Lega di B, Stefano Petrelli. Ecco. Stefano Petrelli, eccolo qui che viene con noi sul palco. E io ricordo che il premio Gentleman, il premio Pier Mario Morosini, buonasera. Buonasera. Viene assegnato ad un giocatore della Serie B scelto da una giuria di giornalisti sportivi in base al suo comportamento in campo e fuori. Allora, credo che soprattutto per la Serie B, proprio come trampolino di lancio, il fair play sia un qualcosa di molto molto importante. Beh, per noi è sempre stato un po' un marchio di fabbrica, per cui non è una novità. Siamo molto lieti di essere qui in questa cornice per poter portare anche il nostro messaggio, che è sempre stato un messaggio volto soprattutto ai giovani e soprattutto a un certo tipo di sport e di educazione. E ci fa particolarmente piacere, soprattutto chi lo ha conosciuto mi può capire, che questo premio sia dedicato a un giovane che ha sempre fatto di questi valori la sua bandiera. E mi fa particolarmente piacere, senza svelare chi è il premiato oggi, che vada un ragazzo che è uno specchio degli stessi valori. Bene, ne siamo molto molto felici. Il capitano del Brescia, Daniele Castoldello. Ciao Daniele, benvenuto, complimenti. Ciao Daniele. Complimenti doppi, diciamo, per il premio, quindi per quello che sei e quello che fai in campo e fuori, ma anche per questa splendida promozione, perché direi che è stato un po', non dico a sorpresa, ma un crescendo straordinario. Sì, ringrazio tutti e sono onorato di essere qui questa sera a ritirare questo premio, perché è dedicato a un nostro collega amico che non c'è più, per cui per me è un orgoglio essere qui. Poi per quanto riguarda l'annata nostra, sì, è stata un'annata in crescendo. Diciamo che siamo partiti per centrare l'obiettivo dei playoff, alla fine è arrivata questa promozione che addirittura come primi, per cui è stata una grande soddisfazione. Ecco, ma poi soprattutto il direttore generale ha detto che tu veramente incarni, no, quelli che sono i valori e lo spirito di questo premio. Le parole più belle non potevano essere. Lo ringrazio, ha detto delle grandi parole. Sì, faccio parte di un gruppo, di una squadra, come parlavate prima di giovani. Noi siamo la seconda squadra più giovane della Serie B e abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Siete scarsi alla media. Bravissimo. Per cui diciamo che questi valori vanno trasmessi, i giovani di oggi ce li hanno, sono bravi, bisogna crederci, e la dimostrazione è che anche nella massima serie ci sono dei grandi giocatori giovani e dobbiamo puntarci, perché sono il nostro futuro, il futuro della nostra nazionale. Ecco, ti faccio questa domanda proprio perché tu hai parlato dei giovani e tu sapendo se sei uno che le categorie le hai fatte tutte, no? A tutti i livelli, quindi ecco, cosa trovi di diverso, se c'è qualcosa di diverso, oppure chi fa sport, chi pratica calcio comunque ha un animo sportivo puro che comunque si avvicina ai valori tendenzialmente generali dello sport? Ma io credo che per diventare un campione deve avere dei valori dati dalla famiglia, dati dall'infanzia, da come ti crescono i tuoi genitori. Poi il mondo del calcio in questo momento ti dà una realtà tante volte distorta, perché amplifica la vita privata, e per cui il giovane calciatore deve essere molto bravo, bravissimo, deve essere molto bravo a gestire i social, i media, tutte queste cose qui, e rispetto a una volta i tempi sono cambiati molto. Però ripeto, se come ha detto il direttore prima, per essere calciatori non serve solamente la qualità tecnica o essere bravi a giocare a calcio, ma ci vuole anche molta intelligenza. Esatto, ci vuole la testa. Sì, poi l'importanza, l'impatto, il significato di indossare la fascia capitano. Nella tua fascia di capitano. Ma è una responsabilità anche per quei ragazzi, soprattutto è un esempio bravissimo. Cioè, devi essere responsabile e essere il primo a dare l'esempio dentro e fuori dal campo. Daniele Castaldello.